Il gruppo Italgas accelera sullo sviluppo della rete del gas in Grecia. Ad un anno e mezzo dall'acquisizione della società di distribuzione, l'amministratore delegato Paolo Gallo ha fatto il punto ad Atene sui risultati raggiunti. 800 chilometri di nuove reti e 25 città coperte. Gli obiettivi futuri prevedono investimenti destinati a crescere. L'occasione è stata quella della presentazione del nuovo nome del gruppo greco, che prende il posto di DEPA, Enaon, unione delle due parole greche uno e in, a suggellare la riorganizzazione delle attività per una maggiore efficienza. Una cerimonia che ha visto la presenza della presidente di Italgas, Benedetta Navarra, del ministro greco dell'Ambiente e dell'Energia, Theodoros Skylakakis, del ministro dello Sviluppo, Kostas Skrekas, e dell'ambasciatore d'Italia in Grecia, Paolo Kukuli. Nel 2024 il servizio arriverà in altre 13 città, l'obiettivo finale di 11.000 chilometri di nuove reti. L'accelerazione riguarda quindi due direttive, la trasformazione digitale della rete e raggiungere quelle aree che ancora non hanno il gas oggi in Grecia. Noi abbiamo detto che a fine piano vorremmo avere un po' meno di 1 milione di contatori, quindi i clienti sono di più, no? Perché dietro ogni contatore c'è una famiglia, c'è un'attività commerciale, c'è un'industria. Quindi il nostro obiettivo è arrivare a poco meno di 1 milione a fine piano. Siamo sulla traiettoria giusta, sapevamo che all'inizio è un pochino più difficile, ma esattamente come è successo in Sardegna, quindi stiamo replicando quello che è successo in Sardegna. Soddisfatto il ministro greco dell'energia, che punta ad incentivare il biometano proprio nella direzione dello sviluppo futuro della rete greca, che ha visto Enaon al suo debutto stringere un accordo con l'associazione ellenica dei produttori di biogas per la conversione delle proprie produzioni di biometano da immettere nelle reti di distribuzione. It's very important for us to be partners with Italian companies, important Italian companies, and be able to build this infrastructure towards the future. What we are thinking is for a short-term subsidy that will last a few years and will help to create the logistics and the necessary infrastructure for the market of transporting biomass towards the biomethane plants, because it's important to kickstart this industry, which is suffering from lack of material to function in Greece. Con Enaon dunque Italgas volta pagina e unisce i tre precedenti distributori per arrivare a distribuire gas con una tariffa unica come in Italia. L'aver creato un unico DSO ha come obiettivo quello di vedere la Grecia come un unico territorio e non come tre territori come è stato finora, per poter fornire un servizio di qualità elevata allo stesso prezzo a tutti i cittadini greci, a tutti i commercianti greci, a tutte le industrie greche.